Enel Energia Tour, come è nata questa iniziativa? Come mai Enel ha deciso di investire anche nel mondo della musica e dello spettacolo? Ma intanto perché la musica è già espressione di energia e quindi per Enel Energia era quanto di meglio per poter dimostrare la nostra vicinanza al territorio. È anche un tour celebrativo, con questo tour Enel festeggia il primo milione di like sulla sua pagina Facebook ed è un modo per stare vicino a questo territorio, al territorio abruzzese, al territorio di Pescara in particolare, al quale siamo già vicini con tanta presenza commerciale. Si è pensato di costruire uno spazio pubblico, che è il nostro Around, il nostro spazio pubblico palco, che quindi funziona a 360 gradi, qui a Pescara però lo vedremo in versione frontale, e quindi costruire una proposta artistica e utilizzare gli emotional feeling della musica per poter poi presentarci in varie città. A Pescara siamo durante la festa di Sant'Andrea, quindi quale occasione migliore, e presentiamo una line-up che è articolata dal pomeriggio fino alla sera. Cominciamo alle 18 con DJ Slim, che è un DJ più o meno locale, e poi proseguiamo con la voce di Ainè, una promessa del New Soul italiano. Per quindi sentire Emma Morton and the Graces, presentata insieme a Indie Rocket Festival, e chiudere alla fine con l'esibizione di Gualazzi in trio.